Ciao a tutti, benvenuti al Pourparlers. Questa sera sono in compagnia di un mio amico di nome Filippo Trabalza. Prego Filippo, accomodati. Buonasera. Ciao bello. Benvenuto. Ciao carissimo. Allora, dopo un bel po' di tempo che lo dicevamo di fare una puntata, più o meno. Uno dei primi sono io, se ti ricordi. Anzi, sì. Ancora dovevi farla. Dovevo iniziare. Sì. Ok, allora iniziamo la puntata come le altre, sapendo i tuoi dati. Quando sei nato, dove vivi e cosa fai nella vita? Allora, mi devo mettere un attimo, sono agitato. Ok. Come fa conto soft. Alle interrogazioni di scuola. Allora, io sono nato il 27/11/1989 ad Assisi. Tra poco? Sì, tra poco. 11. Tra 4-5 giorni. Adesso non posso fare calcoli. E vivo a Petrignano d'Assisi da poco, se no sempre abitato sulla casa di famiglia Sterpeto d'Assisi, dove sei venuto più volte. E che cosa fai nella vita? E lavoro su una stazione di servizio, sono 5 anni, faccio il benzinaio comunemente parlando, in realtà ne faccio tante, oltre che mettere la benzina come tutti pensano. E niente. Questo è il tuo fare. Sì. Ok. Allora, quando ho scritto la puntata, quella che faremo oggi, avevo letto un'interessante lettera scritta da Einstein alla figlia, con dei pensieri molto belli nei confronti dell'amore e della vita. E diceva: quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono. Capiresti di non essere, tra virgolette, compreso nella vita a volte? Ti capita? Ma sì, è difficile, sì, mi capita spesso. Di non essere compreso da altri. Esatto, però non so se il problema sono io che mi spiego male o sono loro che non capiscono. Non capiscono, ok. Comunque se trovi una risposta più avanti fammelo sapere. L'amore è luce. Visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve. Albert Einstein. Ti piace nella tua vita, in tutti i sensi, illuminarti da qualcuno? Dalla presenza di qualcuno, a parte la ragazza, se sei... Beh, io c'ho una luce che è mio nonno, che è una luce vitale, e adesso tra l'altro non sta molto bene, però a maggior ragione mi accorgo tutti i giorni che è la mia luce, quindi ne vado a prendere il più possibile prima che poi insomma c'ha una certa età. E poi la luce viene da tante persone, non solo da ragazza, certo, anche da certo. Te per esempio, come amico. Grazie. Prego. Grazie. L'amore è gravità, perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre, in tanti sensi sempre. Secondo te, quanto nella tua vita sei attratto allo svago? Tanto. Cioè, adesso oltre il dovere. Nel piccolo, ci stiamo svagando. Certo, sono attratto perché sono venuto. Anzi, sono io che mi sono autoinvitato. Ero curioso di farla sta cosa. Certo. E ero contento di essere tra le tue tante puntate. Ci so. E prima ero molto emozionato, adesso ho già visto un attimo. E comunque contano tanto, e anche se devi sempre dosare, diciamo, il tutto, perché ci sono tante cose importanti che vanno fatte, il lavoro viene prima di tutto. Può diventare, tra virgolette, svago il lavoro? Sì, infatti io, questo è uno dei miei pochi progetti, perché io di solito da piccolo i progetti ne facevo pochi, nel senso, quando si parlava di studiare, di intraprendere chissà quale carriera, io proprio non sapevo, non ce l'avevo un'idea,
non me l'ero mai fatta in realtà, e magari non mi era mai stato dato un indirizzo, insomma non è che me la prendo con i miei genitori, però io ero, vivevo la giornata, mi divertivo sempre. Adesso sto facendo dei progetti perché comunque sia il lavoro da dipendente, c'ha, io sono 10 anni che lavoro, fa conto che andavo a scuola e il pomeriggio andavo a lavorare, perché sono sempre voluto essere indipendente, non volevo chiedere i soldi a mia mamma come fanno tutti, ma questa è una scelta mia, no? E adesso sono 10 anni, sono maturato perché comunque sto sempre a contatto col pubblico, quindi ho conosciuto tanta gente, so più diciamo affrontare le situazioni, perché c'è la gente brava, c'è la gente antipatica, c'è chi cerca di fregarti, eccetera eccetera. Comunque il dipendente secondo me è un limite. Perché sei ambizioso? Sì, è un sacco. E questo è bello. Un sacco, un bel po'. Questo è molto bello. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell'universo, dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. Abbiamo nella nostra vita costantemente delle teorie, secondo te? Non parliamo di scienza, parliamo di teorie. Di tutto. Secondo me della vita normale, sì, dici? Sì, sì. Di tutti i giorni? Sì, ce ne so troppe. Addirittura? Ce ne so troppe le teorie e so... cioè, potrebbero diventare ridicole perché magari sono anche contrastanti, quindi sarebbe difficile trovare quella giusta. Per esempio, parlando di religione o di... non so, dei metodi che cambiano continuamente, cioè te faccio un esempio. Certo. Io giocavo a calcio, no? Sempre giocavo a calcio. E mi ricordo che giocavi. Ecco, sono un bomber, tra l'altro. Gamma 5. Un bomber mai conosciuto, vabbè. E ti facevano fare stretching molleggiando, ok? Questo parliamo di 7-8 anni fa. Adesso hanno scoperto che è sbagliatissimo, perché strappi i muscoli, perché il muscolo deve andare in tensione fino a quando è possibile, per 20 secondi, e poi lo rilasci, questo è lo stretching. Allora io ci ho pensato, no? Dico, ma io praticamente mi sono allenato da piccolo crescendo, rovinando i miei muscoli per le teorie che c'erano 8 anni fa, ed oggi, cioè, cambia talmente tanto, che poi la cosa giusta, chi la sa, no? Chi la sa. La teoria è relativa. Esatto. È relativa al pensiero di ognuno, però siamo talmente tanti che la verità non si sa mai. Certo. L'amore svela e rivela. Per amore si vive, si muore. La... pure? Allora io smetto. Prego. La procreazione delle persone è amore? Da parte l'atto pratico, inteso la famiglia, i figli, i nipoti, eccetera. Beh, teoricamente sì. Dopo, praticamente non è sempre così per tutti i problemi che ci sono. E poi dipende anche da... cioè, se viene deciso, se si capita. Per esempio, io penso che se dovessi... quando farò un figlio, insomma, sarà una cosa per me eclatante. Penso che sia, penso, perché non ne ho, sia la gioia più bella del mondo. Esatto. Credo. Esatto, è per questo che vorrei aspettare il momento di aver fatto tutto un lavoro che è più bello, ma non più bello, diciamo, che mi faccia sta meglio, ecco, un lavoro che... quello che fai tu, per esempio, no? Quello che stai facendo, certo. Tu, nel senso, non so se è il tuo lavoro, però questo intendo non è dire, un lavoro, questo è un piacere. È un amore, ok. Però, tornando alla domanda che mi hai fatto prima, secondo me ci sono lavori che comunque sia li fai con più amore. Cioè, sicuramente. Ecco, e io voglio raggiungere quello prima di fare un figlio. Un figlio, certo. Trovare anche un equilibrio, tra virgolette. Sì. Già se il trovassi, tra le virgolette, sarebbe qualcosa di interessante. Questa
è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo. Forse perché l'amore ci fa paura, visto che è l'unica energia dell'universo che l'uomo ha imparato a manovrare a suo piacimento. Può essere, secondo te, spaventoso, tra virgolette, innamorarsi? All'inizio no, forse dopo. Cioè no, non è spaventoso, anche perché non è una cosa che cioè, l'amore è sempre imprevedibile, no? Tipo quando finisce l'amore, che se ci stai male uno dice no, non capiterà più. Poi quando ricapita, ti sei accorto che magari ci sei dentro un'altra volta. L'amore è la forza più potente che esista, perché non ha limiti. Nella tua vita, in generale, ti piace non avere limiti? Sì. Non essere limitato a... Ma chiedo scusa, potete andare dietro? Scusate. Dicevamo. Dei limiti? Se ti piace non avere limiti. Io non ce l'ho mai avuti, quindi ho sempre fatto quello che volevo fare e poi dopo se ho superato i limiti, se ho sbagliato ho sempre pagato, insomma i limiti ci so, li impone proprio la vita stessa. Esatto. Però se io non faccio del male agli altri, i miei limiti provo a raggiungerli e poi se me va mi fermo, se mi piace continuo. Sicuramente, sicuramente. Comunque, se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita, l'amore è l'unica risposta, se vogliamo far sì che... E certo. Credi te nella solidarietà? Beh, sarebbe... Tra le persone? Sì, sarebbe una cosa che ci manca, che manca a tutti, insomma, no? Perché poi dopo, cioè, dovremmo farlo tutti, nel senso... Dovremmo essere tutti bravi con gli altri e capire che ognuno ha il suo carattere e se possibile aiutare quelli più deboli e, insomma, tutto il contrario. L'aiuto. Sì, l'aiuto è importante. Cioè, quantomeno se non aiuti, almeno non danneggiare. Il problema è che qui non solo non si aiuta, ma gli altri ti danneggiano solo per cose, per motivi futili, solo perché uno sta meglio, solo perché uno... quindi certo. La solidarietà sarebbe una cosa importantissima, perché penso che farebbe vivere bene tutti, non solo chi la dà o chi la riceve, cioè dovrebbe essere una cosa comune. Siamo tutti in qualche modo di, tra virgolette, scarsa tolleranza tra noi? Ma sì, sì, sì. Non sopportiamo. No, sopportiamo più poco perché ci sono tanti motivi dietro, credo. Io te posso fare un esempio mio. Io per esempio quando torno a casa la sera, magari dopo aver fatto quello che non mi piacerebbe fare, dopo aver sopportato persone che non è che sono stupide, però che magari per me hanno delle idee totalmente diverse, ed aver aver affrontato conversazioni che comunque non tutti i giorni una persona si sveglia pensando di doverle fare, ma le fai obbligatoriamente, quindi quando è finita la giornata lavorativa, torni a casa, magari non sei... non riesci a parlare con la persona più cara, che magari è tua madre o tuo padre o i tuoi fratelli, e tiri fuori quella rabbia che per tutte queste cose che hai vissuto nella giornata, sfogandoti con persone che ti stanno vicino, quando sarebbe assurdo.